Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when we live in our dream. Everything is better when. Ciao a tutti, siamo qui con una puntata speciale di Brick Nauts. Saluto gli amici di Lego che sono qui con noi davanti a questo bellissimo cinema del 2008. E siamo qui per fare questa puntata speciale, prima puntata del 2015, ma in realtà è l'ultima puntata di questo 2014 strepitoso che ha visto un sacco di set interessanti. Che cos'è questo Brick Nauts Awards? Questo Brick Nauts Awards è praticamente un premio che noi della redazione di Brick Nauts, Lega Nerd e Lego Star Wars Addicted vogliamo dare a due categorie di set Lego uscite in questo anno. La prima categoria è sotto i 100 euro, la seconda categoria è sopra i 100 euro, logicamente. Partiamo subito con i quattro nominati. Per la categoria dei sotto i 100 euro abbiamo il primo nominato, il set 76021 d'Emiliano Spaceship Rescue, astronave vista nell'ultimo successo della Disney Marvel, che vede questo gruppo di eroi un po' particolareggiati. Ottimo successo, film strepitoso, e questo set è veramente carino. Potete vedere la recensione e il timelapse fatto sempre qui sul canale di Brick Nauts. E questo era il primo nominato. Il secondo nominato è il set 21108, la Ecto 1 del grandissimo, famosissimo film Ghostbusters, che è stato girato e uscito 30 anni fa. Infatti questo set è uscito per celebrare il trentennale. Primo set di questa nuova linea Lego che è Ideas, precedentemente chiamata Cuso, e set veramente fantastico e giusto che sia in questi quattro nominati. Il terzo nominato è il set 75052, ovvero il la cantina di Mos Eisley, il set famosissimo dove vede Han Solo e Greedo nel film Star Wars, il primo del 1977, e dopo la prima versione del 2004, dopo 10 anni è stata realizzata questa versione più grande, molto più grande, con più personaggi. Vediamo finalmente i Beat, la band famosissima che suona il pezzo riconoscibilissimo nel primo episodio, e finalmente eccolo qua, dopo 10 anni ci voleva questo set. L'ultimo nominato è il set 21109, numero 2 della serie Ideas, ovvero l'Exo Suite, questo mecha che ci porta un po' di nostalgia, ci ripresenta Lego Space come tutti abbiamo iniziato ad amarlo, con la differenza che per la prima volta vediamo queste minifigure con l'armatura, la tuta verde. Ecco, questi sono i quattro nominati di questa prima categoria. Eccoci finalmente al momento tanto atteso, ovvero quello di svelare il vincitore della prima categoria, ovvero quella che riguarda i set sotto i 100 euro. A furor di popolo, qui nella nostra redazione, abbiamo deciso di dare questo primo premio al set 21108, la Ecto 1 di Ghostbusters per il trentennale. Fantastico set e direi più che meritato. Un set al costo di 49,99 euro, in pratica 50 euro, più che meritato. 4 minifigure esclusive, fantastiche, e un set totalmente dettagliato nonostante le dimensioni. Dettagliato, pesante, resistente e giocabilissimo. Quindi ci sembrava più che ovvio premiare questo fantastico set, anche perché celebra uno dei film più importanti per tutta la nostra generazione, che è appunto Ghostbusters, il primo. Intanto vi ringraziamo, ci vediamo tra poco per la nomina del della seconda categoria. Intanto chiederei, ma scusa, c'è la signorina di Kimbach, bisogna tentare di spostare, no, devi rimanere lì. Vabbè, bene, ok. Passiamo subito, mi dicono che non c'è tempo per la pubblicità, quindi passiamo immediatamente alla seconda nomination per i set. Qui si parla di pesi massimi, andiamo sopra i 100. Allora,
Voglio ringraziare gli amici, degli adulti fan del Lego italiani che mi hanno dato una mano per selezionare il set più bello uscito nel 2014 che abbia un costo superiore ai 100 euro. Il gruppo di Facebook Adulti Fan del Lego ha espresso un po' la sua opinione e mi fa molto piacere sapere che è anche la mia. Quindi passiamo subito a queste nomination. Allora, la prima nomination va al set 42030, ovvero la pala Volvo L350F Wheel Loader, un set fantastico della serie Technics, 219 euro, veramente enorme, dettagliato, motorizzato e chi più ne ha più ne mette, un set veramente spettacolare. La seconda nomination va al 10244, il Fairground Mixer. È un set che si adatta perfettamente alla vostra city, è un po' la giostra, non dico il tagadà, il giorno che uscirà il tagadà sarà un disastro per le tasche di tutti noi. Questo non è il tagadà, ma è veramente fantastico, con la possibilità di motorizzarlo. Addirittura c'è anche un set che comprende già il motore all'interno, ma non è questo, vogliamo premiare l'estetico, diciamo. Questa era la seconda nomination. La terza nomination va al 70810, ovvero il Metal Bird's Cow, ovvero il galeone di barbacciaio che abbiamo visto nel film The Lego Movie, che ha colpito particolarmente tutti i cuori di noi leghisti. Infatti, osservate gli applausi. Scusate, c'è anche Benny. Guardate Benny qui dietro, è venuto per questa prima. Ciao Benny, grande, sempre sorridente, sempre fantastico. E appunto, questo è il set, 249 euro, un set decisamente notevole. Andiamo oltre, abbiamo la quarta nomination che è la 10242, ovvero la versione Lego della Mini Cooper. Il set anche questo è molto molto bello, bello grande, pieno di dettagli, parliamo addirittura di bottiglie, il telo da stendere per fare il picnic. Insomma, veramente una gran chicca Lego. A questo punto direi che anche qui possiamo leggere il vincitore. Direi che questo set posso già dire che ha vinto a mani basse, non ci sono dubbi, non c'è niente da discutere. Il vincitore della categoria sopra i 100 euro per quello che riguarda l'anno 2014 è il galeone di barbacciaio, il set 70810, un set meraviglioso, un set pieno di dettagli. Tra l'altro devo dire la verità, questo suo retro gusto steampunk secondo me ne ha aumentato ancora di più il successo. Un galeone sproporzionato, non ha nulla a che vedere con i galeoni della serie Pirates, le vele non sono di tela, è molto irrealistico perché nel set, appunto, nel film di Lego Movie, come sapete, questi costruttori realizzano Lego con il massimo della fantasia, e questo è realizzato esattamente con questo stile. Quindi vincitore numero uno, un ringraziamento per questa, appunto, classifica, per questo numero uno, perché nel gruppo Adulti Fan del Lego a furor di popolo è stato premiato come set migliore del 2014 sopra i 100 euro. Questo set costa 249, è ancora disponibile e vi consigliamo assolutamente, per qualsiasi cosa, di comprarlo, regalo, Natale, Pasqua, comprate questo set perché è veramente fantastico. Restate con noi, ci sarà una piccola review con questo set live e poco dopo ci sarà anche una novità per quello che riguarda Bricknauts del 2015, ovvero l'angolo di Francesco. Abbiamo il nostro carissimo amico Francesco Frangioia, espertissimo Lego e persona straordinaria che è capace di dare una mano a chiunque, sempre disponibile per qualsiasi informazione, e quindi abbiamo questo piccolo angolo, qualche chicca, e in questo caso chicca riguardante The Lego Movie. Grazie e a tra poco. Ed eccoci qua, finalmente, dopo il Bricknauts Awards, col vincitore di questa categoria più dispendiosa, ovvero sopra i 100 euro. Come abbiamo detto prima, questo set è ancora disponibile, si può trovare ovunque. Dopo lo sdoganamento dal Lego Shop ufficiale si può trovare in alcuni negozi, non tutti, perché bene o male sempre è un set che fa parte della serie collezionisti, quindi non è facilissimo da trovare, anche perché sono 249 euro, ma se lo volete comprare sul Lego Shop ufficiale o online, insomma, si trova ancora. L'importante è che sappiate che il suo prezzo è 249 euro. Attenti, perché purtroppo è molto facile incontrare gente che un po' se ne approfitta a cifre esagerate.
Questo set è semplicemente fantastico, sono 2700 pezzi più o meno, ma è strepitoso, un po' per chi ha visto il film e quindi ci si affeziona, un po' per la quantità di dettagli spettacolari, minuziosi, curati al 100%. Ecco, c'è una cosa che purtroppo, ma in realtà non è un purtroppo, che era proprio impossibile. Questa non è esattamente la scala che abbiamo visto nel film. Non è possibile realizzare il galeone di Barbacciaio in scala 1-1, anche perché dovrebbe essere, se non mi sbaglio, una roba del tipo 4 volte questo, quindi un set che avrebbe delle cifre che la Lego non potrà mai permettersi di far uscire un set che vada dai 1000 euro in su, perché è veramente mastodontico. E quindi hanno fatto questa versione un po' più giocabile e è strepitosa. Ha un sacco di aperture, si può vedere la cabina di Barbacciaio, dopo la vedremo nelle foto, è veramente dettagliata, bellissima, col mappamondo, la bottiglia col galeone stampato, la foto di Barbacciaio prima di essere così, perché per chi ha visto il film sapete che Barbacciaio prima era un normale minifig che si è scontrato con Lord Business ed è diventato questa sorta di cyborg con tutti i pezzi pirate veramente spettacolari. Questa logicamente non è quella che avete visto nel film, ma è una minifigure, non è una minifigure in realtà, ma è una versione ridotta per renderla proporzionata a questa dimensione. Il vero Barbacciaio l'ho trovato in un altro set in cui combatte con un cyborg della polizia simile a questo, con le due gambe. Quella lì è la reale dimensione. Immaginate, purtroppo non l'ho portata, ma è alta tipo così, quindi immaginatevi questa poltrona grande così e potete immaginarvi la dimensione del galeone come dovrebbe essere. Insieme a questo galeone c'è il fantastico divano a due piazze, il divano a castello di Emmet, non voglio dire altro perché è una parte fondamentale di The Lego Movie. 5 minifig, appunto Barbacciaio diciamo che è considerato una minifig. Poi abbiamo Vitruvius, la versione cieca, perché nel Blu-ray che si trova in edicola trovate la versione con gli occhi aperti. Abbiamo Wild Style, abbiamo Emmet col pezzo fondamentale e abbiamo la versione di Angry Kitty, secondo me la più simpatica, ovvero quella col mal di mare, infatti è completamente verde con la faccia pre-vomito. Abbiamo questo cyborg che al momento manca la rete, ma è dotato di una rete all'interno che si raggomitola, la infilate all'interno, la sparate e esce fuori. Lo squalo ci deve essere, punto. Non c'è in questo set, ma lo squalo ci deve essere sempre. Che dire di questo set? Un'altra particolarità che ci fa capire un po' lo spirito di questo film è l'assenza di vele in tessuto. Le vele di questo galeone sono dei panel Technic. Ha un paio di particolarità per mostrarvi l'interno, ovvero ci toglie l'albero maestro e il motore a vapore, come potete vedere. La cosa che, per quanto sia stupida, per quanto mi ha totalmente conquistato, sono questi piccolissimi dettagli, come potete vedere, in queste travi di legno, ipotetico legno, c'è una moneta d'oro, c'è il topo, dall'altra parte c'è un teschio, c'è una coppa d'oro, uno smeraldo, messi lì a caso, ma queste cose mi mandano totalmente giù di testa. E oltre a questo settore removibile, chiamiamolo così, c'è anche la poltrona di Barbacciaio. Si toglie, adesso potete vedere nel dettaglio, all'interno ce n'è di ogni, c'è la penna e il calamaio, ci sono... c'è la foto di Barbacciaio, come dicevo prima, quando era ancora minifig, ci sono le mappe, gli schemi, il mappamondo, la chiave di riserva, assurdo, la chiave di riserva di fianco alla porta, sembra ci sia anche una macchina del caffè, ma non so cosa sia, il sestante, insomma, è spettacolare, veramente spettacolare. E una cosa, a me personalmente diverte un sacco montare Lego, però a volte è lungo e non vedi l'ora che sia finito. In questo caso non è successo, era assolutamente divertente, non l'avrei mai smesso, è iper divertente da montare ed è parecchio giocabile, è abbastanza resistente, bisogna stare un po' attenti ai cannoncini che sono attaccati in uno stud, ma è stradivertente. Ci sono le ancore che si possono allentare, adesso voi non lo potete vedere, adesso magari vi faccio vedere meglio, si allenta così e poi si tirano su perfettamente ed è pronto per andare in mare. Abbiamo dei cannoni, abbiamo il timone che si può spostare per inserire la minifigure,
con le pedane, ci sono due pistole qui, insomma, le fruste come ornamento, è veramente un set spettacolare ed è assolutamente meritato. Quindi chiudiamo questa puntata qui, consigliandovi strepitosamente questo set, richiudiamo l'albero maestro, se ce la facciamo, eccolo qua, The Lego Movie, set vincitore, miglior set 2014. Un grazie a tutti voi e un grazie anche soprattutto agli amici di Adulti Fan del Lego che erano d'accordo con me, con noi del Bricknauts e di Lega Nerd. Una novità, come ho già detto, ho già anticipato prima, dopo questa review potete vedere 5 minuti del super esperto, il nostro amicissimo Francesco Frangioia, che ci svelerà qualche segreto ulteriore di questa fantastica serie, perché questo è il vincitore, ma tutta la serie delle Lego Movie merita assolutamente almeno uno sguardo, poi se vi piace compratela. Vi lascio per le nostre informazioni dettagliate del nostro amico Francesco Frangioia di Adulti Fan del Lego. Ciao a tutti amici di Lega Nerd e di Bricknaut. Benvenuti a questa prima puntata speciale che abbiamo deciso di dedicare ad alcuni set particolari della linea delle Lego Movie. Pur essendo infatti tutti set molto belli, quelli della linea, molto giocabili, molto fantasiosi, molto colorati, ce ne sono quattro in particolare che secondo me interpretano meglio quello che è lo spirito e quella che è la filosofia Lego, cioè quella che a partire dai mattoncini, semplicemente utilizzando la propria fantasia, si può arrivare a costruire qualsiasi cosa, che siano camion, macchine, auto, auto da corsa, castelli, navi, palazzi, ponti e quant'altro. Sono quattro set quelli a cui mi riferisco in particolare, e che sono il camion del gelataio, il camion della spazzatura, il furgone degli idraulici e un mini castello. In pratica sono il 70804, 70805, 70806 e 70811. Sono tutti set 2 in 1, cioè tutti e quattro i set sono montabili sia in maniera tradizionale, quindi rappresentando esattamente quello che sono, un furgone, un camion e un castello, ma anche come mezzi volanti di attacco, perché come si vede nel film, a un certo punto i buoni hanno bisogno di un qualcosa per difendersi dai cattivi. Sono tutti e quattro set molto divertenti da montare, fanno una bellissima figura anche solo esponendoli. Sono perfetti nella loro versione normale, diciamo, per essere utilizzati in un qualunque diorama, perché se nel diorama c'è un parco posso metterci il camion nel gelataio, fuori da un ristorante posso metterci il camion della spazzatura e così via. Ma soprattutto se li si guarda con gli occhi dei bambini, che poi sarebbero i veri destinatari dei set, sono giocabilissimi, o come dicono gli inglesi, molto swooshable, cioè molto utilizzabili per con la fantasia, ovviamente, per volare, per muoversi e per fare tutto quello che un normale set Lego dovrebbe essere, cioè giocarci. Ve li consiglio assolutamente. Con questo vi saluto, vi aspetto al prossimo speciale e a presto. Ciao. 42.